Giannella, che fate alle officine indipendenti? Attentati al sonno dei teramani? Al sonno, al decoro pubblico, cioè le officine indipendenti si possono qualificare sempre in queste cose, ovviamente per chi non le conosce. Scherzi a parte adesso, questa vostra protesta oggi è per la chiusura che è stata disposta. Sì, no, non è una protesta, la nostra è la tranquillità di chissà che di aver fatto in questi anni delle grandi cose per questa città, vorrebbe continuarle a fare e richiede pubblicamente un incontro con il sindaco e con l'assessore a una movida che francamente non si rintraccia, almeno che questo assessore serve semplicemente per reprimere, forse razionalizzando le risorse e ridistribuendo la ricchezza. Potrebbe sembrare detta così anche una cosa di sinistra, in verità quello che noi ci pare è che ovviamente dinanzi alla povertà che circonda la nostra città qualcuno pensa di poter ridisegnare a livello economico, distraendo queste cose concrete che sono ad esempio quello che è successo alla Tercas, e noi invece parliamo delle officine indipendenti oppure ogni tanto si parla dello stadio, abbiamo fatto le zone rosse. In questi anni, mentre questa città continuava a impoverirsi con questa classe politica, si è pensato forse che sono più importanti il decoro e queste cose che francamente hanno poco a che fare con il tessuto economico della città. Vi sentite perseguitati o pensate che queste decisioni abbiano una matrice politica poi alla fine? No, questo ormai non è più un dubbio, ma non è tanto l'essere perseguitati, la questione è ancora più semplice. Noi diciamo al comune una cosa, se amministrare e governare una città è reprimere dei fenomeni, forse non abbiamo capito che cosa stiamo a fare quando riceviamo una delega per amministrare e governare una città, che se qualcuno vuole ridurci ad essere esercenti, forse non ha capito, non ha mai visto, non ha mai avuto la curiosità. Grave per un assessore alla Movida, che a questo punto dovrebbe spiegarci se il decoro urbano sono le balle di fieno in mezzo al corso. Quando vediamo l'utilizzo di un bazooka nei confronti di una formica, probabilmente quella formica a questo punto è più forte del bazooka stesso che viene adoperato, e quindi chiediamo la revoca immediata di questo provvedimento e il sederci a tavolino, forse perché ne abbiamo tante di proposte al Comune su come governare la vita diurna e notturna di questa città.